Come sempre, prima di cominciare, ci tenevamo a ringraziarvi di cuore, mi sono fatto male, per il supporto che continuate a dare a queste serie. Vi chiediamo semplicemente di continuare a supportarle, quindi lasciatemi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, fatelo se volete che queste serie continuino Fino alla fine del campionato. e poi magari se le rivolete anche per il prossimo anno. Detto questo, Buona visione e vai col video. vai. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Grazie per il mi piace. Grazie se vi iscrivete e attivate la campanella, resterete sempre aggiornati. Quando pubblichiamo qualcosa, ci rivolgiamo a quelli che ci seguono sempre, che apprezzano questo canale, ma che ancora non l'hanno fatto. Fateci questo regalo, ci farebbe veramente tanto piacere. Due canali di calcio, segna o non segna, Capomen Calcio Extra, vi sfidiamo e vi aspettiamo. Anche un canale Extra Calcio. In descrizione compariranno qui durante il video. Vi consigliamo una pagina Instagram che parla di calcio veramente clamorosa. Per contenuti, per impostazione grafica e per quello che vi regala. Tantissimi biglietti VIP per andare allo stadio gratuitamente a vedere la vostra squadra del cuore. Se volete provare a vincere i biglietti di volta in volta, settimana dopo settimana, ne mettono in palio tantissimi, semplicemente seguiteli e all'interno delle stories Instagram, dei post, scoprirete il regolamento. Non lasciatevi scappare questa opportunità, anche solo per seguire una pagina che parla di calcio in una maniera clamorosa. Link in descrizione. Salernitana Empoli 1x. Non avevo considerato il fattore Nicola. Vabbè, ho capito, io pure credevo la Salernitana, dai, su. Cagliari Lazio multigol casa 1-2, quindi uno massimo due gol per il Cagliari. Presa. Roma Inter multigol casa 1-2. Presa. Eppure la Roma ne ha fatti due. Sassuolo Torino multigol casa 1-2. Presa. Fiorentina Frosinone 1 secco. Presa. A Cioè, voglia. poi ci pensa pure. 5-1. Bologna Lecce 1 secco. Presa. Monza Verona 1x. Presa. Genoa Atalanta gol. Presa. Milan Napoli gol. No. Ah. Udinese 1. Vabbè. Ma 7 questa su 10. hanno sbagliato tutti. 7 su 10. Nuovi pronostici. Giornata 24 preparate. Torino Lecce 1x. Il Torino non si può permettere di perdere anche questa. Sì, Cioè, al esatto. massimo la pareggia, ma. Ok. Inter Salernitana 1 secco. Senza storie. Napoli Genoa 1 secco. Sì. Ce Ce la possiamo. rischiamo, ce la rischiamo. Verona Juve 2, la Juve deve Deve vincere. vincere per forza. Poi, se non ve la sentite, copritevi. Copritevi Ma con l'Ips. no, io sta settimana voglio rischiare. Atalanta Sassuolo 1 secco. Sì. Senza se, senza ma. Lazio Bologna X2, doppia chance out. Me la Fatiche europee per la Lazio. tengo solo perché c'è l'X. Ma il Bologna gioca la Fiorentina. Ti hai scordato? Ah, beh, Dici fatiche vero. da È vero, Lazio. c'è. Ma perché il Ha Bologna che giocato con la fa? Fiorentina. Te dimenticare, Vabbè, no, però è uguale. Mi sento questa Sì, ma è situazione. comunque una partita bella lottata. Empoli-Fiorentina X2. Quindi tu per questo ragionamento gioca col Bologna, metti 1x. Empoli-Fiorentina X2. 1x per te. Per me è X2 Per me comunque. sì. Per me la Fiorentina fa un altro tonfo. Udinese-Cagliari 1x. Solo perché c'è l'X mi va bene. Frosinone-Roma 2. Sì. Monza-Milan. X2, Frosinone-Roma, non si sa mai. Questo per Monza Milan 2. sì, vabbè. Che cazzo sei? La schedina No, questa è della quella nuova scorsa che settimana. poi ce l'ho pure girata, ma tanto non ce l'ho io, Sì, figurati te. capirai, sta Allora, scritto là. se avete partecipato nello scorso turno di Serie A, sfida alla schedina, riportate i vostri risultati, stiamo per dirvi i nostri, così vediamo chi ha fatto meglio tra tutti. Allora, Vai. Cagliari Lazio 1-2. Sbagliata. Sassuolo Torino 2-1. Sbagliata. Scusatemi. Fiorentina Frosinone 2-2. Ovviamente no. Sbagliatissima. Bologna Lecce 2-0. Sbagliata. E Monza Verona 1-1. Sbagliata. Salernitana Empoli 2-1. Cominciamo malissimo. E vabbè. Bologna Lecce 2-1. Male. Sbagliata. Monza Verona 1-1. Sbagliata. Fino a 0-0. Genoa Atalanta 1-1. Fino a 18 a 1 a 1-4. 18. E Sassuolo Torino 1-1 partita bonus. L'unica che ho beccato l'ho messa a bonus. Tu pensa che Quanto cervello. culo c'hai? Quanto culo c'hai? Quanto culo c'hai? Allora, 2-0 per me in questa. Se Serie tu fai 12 punti e io ne faccio 22. 22 punti sono tante Sì. prove che forniscono la Che prova c'hai definitiva un che so culo della bestiale. madre.
Ma sì, perché tutte quelle che ho sbagliato io di un gol, di un singolo gol, non si contano. Per io non sbaglio di un singolo gol. Tu c'hai io, culo, infatti. Io c'ho la terza gamba, sì. Sì. Dillo un'altra volta così, mi devo mettere un altro bip e ci metto due giorni per editare un video. Tanto che lavora lui, che gli frega a lui. Quattro vittorie per te, quante ce n'ho io? 10. 11, via dall'underculo, va. Mo ce lo metto bip, non ti preoccupare. Mi sta bene metterci il bip. Così te impari. Allora, vabbè, te muovi? Prendi la schedina tua. Vai. Te muovi, impia la schedina. Io sto la schedina pronta, addio la schedina mia. Delle 10 partite di questa 24esima di Serie A, scegliete 5 partite, 5 risultati esatti. Tra queste, una partita bonus o match of the match. Se beccate quella vale 2 punti. Le altre che beccate, se le beccate valgono un punto l'una. Vince chi fa più punti. Vai. Inter Salernitana 4-0. Atalanta-Sassuolo 2-0. Udinese-Cagliari 1-1. Empoli-Fiorentina 2-1. Frosinone-Roma 8-0 per Frosinone? 1-3. Mi arrivate per matto. Torino-Lecce 1-1. Sbagliata. Non posso sapere. Inter-Salernitana 3-0. Tu hai detto 4-0. Io ho detto 4. Atalanta-Sassuolo 3-1. Tu hai detto 2-1. 2-0. 2-0. Empoli-Fiorentina io vado su 1-2. La proprio rovesciata per la Fiorentina. Ok. E Udinese-Cagliari 1-1 l'abbiamo messa uguale, se non mi ricordo. Eh sì, Udinese-Cagliari sì, per forza. Vostro gioco la partita sotto... bonus. Ah, vai, partita bonus. Tanto ce l'ho in mente già bella che... No, ce l'ho in mente manco. Vediamo, ce l'ho in mente, come no. Stavo messa la stessa tesca poccia. Sì, vabbè. Io tra queste era l'unica che... Quella che mi sentivo più dai, calda. È quella che c'ha un po' più di... Risultati Fantacabbo scorsa settimana. Riportate i vostri risultati. Se avete partecipato, recuperate il commento nel video precedente. Chi ce l'importa? Scuffetto meno 3. Io pure, ma il problema più grave a me è in difesa. Chi c'ho in difesa? Hernandez. Più 2,5 gol e ammonito. Chi c'avevo io in difesa? E chi si ricorda? C'avevi in difesa? Non ti viene in mente nessun malus clamoroso? No. No. Chi si è tu Roma Inter non l'hai visto? No! No! Angelino, no! Sto almeno 6, meno 3, meno 3. Perché lui, capito? Questa è sfiga. Angelino non me l'aspettavo. A centrocampo. Turam più 3. Leao più 1, ho fatto solo un assist. A destra a centrocampo. Rabiot 0, Kvara 0, in attacco. Giroud da capitano 0. Lautaro Martinez da capitano 0. L'ho beccato io l'unica volta che Lautaro fa gol e fa una partitaccia. Beh, dice giocava con giocava a Roma, ma tanto abbiamo perso uguale. E i risultati di 10. Ah, no, scusa. Meno totalmente tanto meno io 5. Io faccio più 2,5. Io meno 5. Da più 53,5 vado a più 48,5, ho perso un po'. Io da più 34,5 a più 37. 12 vittorie per te. 10? 9 purtroppo. Hai riallungato a più 3. Ho rimesso un piccolo tassello. Nuova puntata, nuova sfida del Fantagabbo. Questa settimana budget a 140 milioni. Non lo potete sforare. Dovete scegliere una formazione di calcio a 5. Un portiere, un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Non potete sforare il budget, lo ribadisco. Non valgono i voti quando andate a fare i conteggi. Solo bonus e malus che vedete qui. In questo momento, in cui l'impressione. Fai scegliere loro il portiere tra questi. Montipò, Verona Juventus 12, crediti. Consigli Atalanta Sassuolo 10. Scuffetto Udinese Cagliari 6. Turati Frosinone Roma 6. Ochoa Inter Salernitana 5. Difensore tra questi. Mancini 12 crediti, Frosinone Roma. Colasinac 12 crediti, Atalanta Sassuolo. Danilo 11 crediti, Verona Juve. De Vrij 11 crediti, Inter Salernitana. 8 crediti, Rachmani. 8 crediti, Napoli Genoa. Centrocampista tra questi. Gudmundsson, Napoli-Genoa, 31 crediti. Colpani, Monza-Milan, 25. De Ketelaar, Atalanta-Sassuolo, 23. Bonaventura, Empoli-Fiorentina, 22. Luis Alberto, Lazio-Bologna, 19. Altro centrocampista tra questi. Cialda Croccante, 31, 200 gol, 31 crediti, Inter-Salernitana. Pulisic, 28 crediti, Monza-Milan. Orsolini. 24 crediti, Lazio, tanto leggete tutto, è inutile che voi leggo, potevo metterlo semplicemente qua, esatto. Oggi non c'è più a parlare e finiva la storia. Orsolini, 24 crediti, Lazio, Bologna, Kvara, 23 crediti, Napoli, Genoa e Pellegrini, 17 crediti, Frosinone, Roma. Benissimo, non solo non ce vedo, non ce leggo, oggi però vai,
attaccante tra questi, questo qua. Lautaro Martinez, Inter Salernitana 46 crediti, Giroud Monza Milan 35, Osimhen Napoli Genoa 27, Lukaku Frosinone Roma 26, Milik Verona Juventus 13. Vai, scrivete la vostra scelta, le vostre scelte nei commenti, e queste sono le nostre. Del commento. E mettete il capitano, vai. Eccoci. Chi è? Allora, Scuffet, Rachmani, De Ketelaer, Pellegrini, Lautaro Martinez. Allora, portiere e difesa è identica. Poi, Gudmundsson, Kvara, Lukaku, tutto diverso. Ce la giochiamo. Ne avanza 6. A me 0. Ce la giochiamo pesante. Pesante. Capitano. Ah, sì, giusto. Capitano. Capitano. Ragazzi. Beh, tu manco guardo. Può essere che insegna un'altra volta, non ci credo manco solo io. Lautaro, Lukaku, okay. La Lula. Sì, però gioca in due squadre diverse. Peccato. Le vostre scelte qui sotto Nico. No, che peccato, se rigioca all'Inter, cioè già non ci segna adesso. Lautaro da noi, n'ha capito? Ah, sì, magari. Sta pagato, su. Segna o non segna, Capo Calcio Extra, vi aspettiamo, grazie per la visione. Alla prossima, ciao, ciao ragazzi.